In queste ore, i conti con i nomi dei giovani arrestati si stanno moltiplicando sul web, in cui compaiono falsi post e video. In un profilo TikTok che porta il nome di Christian Maronia Six sono stati pubblicati in cui il ragazzo detenzione pre-coltivata in prigione con l'accusa di violenza sessuale aggravata si difende. Secondo alcuni, sono stati colpiti appena prima dell'arresto. Secondo altri sono vecchi e manipolati video sul profilo con il nome di Christian Maronia e di nuovo non ero in me quando è successo. Queste sono alcune delle frasi pubblicate nei video che è apparso sul profilo con il nome di Christian Maronia, tutti seguiti da emoticon e sorrisi sorridenti. Il profilo è stato aperto per conto del ragazzo negli ultimi giorni e non è quello che ha posto davanti allo stupro del gruppo. Accetto ad alcune fonti. Sembra che video siano stati confezionati dal 19enne, che imita i cantanti neomelodici in posture. Negli ultimi giorni, prima di venerdì, carabinieri lo hanno portato in prigione. Il giovane afferma la Repubblica. Sapeva già che gli GIAE farebbero i bagagli tra i 6 film tra il 4 agosto lo scorso venerdì. Ora i video sarebbero stati pubblicati da terzi, proprio il giorno del suo interrogatorio di garanzia. I video sono portati a casa dal barbiere o in uno pubblicato con l'hashtag Free Christian. Coloro che gestiscono il profilo e condividono i video scrive con ciò che le persone di coraggio insultano gli innocenti. Tuttavia, mettono in discussione l'autenticità dei video, sarebbero vecchi film del giovane che è stato manipolato e riposato.